A distanza di due anni dall'inizio dell'operazione No Problem, il Tribunale di Ragusa ha confiscato tre immobili a pensionato Domenico Cageggi. L'uomo nel 2012 era stato arrestato insieme a un commerciante marocchino di 45 anni per usure ed estorsione aggravata. A Cageggi, originario di Palermo, erano stati sequestrati beni per circa 500.000 euro. Ora, parte di questi beni sono stati tornati nelle disponibilità del pensionato 68enne, tra cui sette immobili tutti a Ragusa, una villetta in contrada Pozzillo, due garage e quattro abitazioni, due proprietà a Chiaramonte e un terreno a comiso. I confiscati in totale tre, tutti a Ragusa, in via Archimede, in via San Francesco e in via Crispi. L'uomo è così ritornato in possesso dei beni per oltre 400.000 euro. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale, lo stesso che aveva disposto il sequestro nell'ottobre del 2013.